Allora, torna il premio Le ragioni della nuova politica, torna nella prestigiosa sede dell'Avvocatura Generale dello Stato e siamo in compagnia di Gabriella Palmieri, appunto vice avvocato generale dello Stato. Vogliamo fare un senso di riflessione su quelli che sono i contenuti di quest'anno, a cominciare dalla riflessione di Corrado Calabrò su Dio è morto, l'uomo è in fin di vita, la carenza di valori alla quale andiamo incontro a vantaggio forse della tecnologia. Questo è sicuramente un tema contemporaneo, ma possiamo dire anche antico, nel senso che è quasi una sorta di fil rouge che permea tutta non solo il secolo breve, ma anche il nostro secolo. Il problema è come delimitare il campo di azione della tecnologia rispetto all'uomo, quindi non solo sotto il profilo, noi lo vediamo chiaramente dal nostro punto di vista, che è quello dei diritti, e quindi come tutelare nei confronti della tecnologia, pensate solamente al diritto alla privacy o al diritto a non essere inserito in mailing list particolarmente fastidiose sotto il profilo dei richiami telefonici o dello spamming. E nello stesso tempo però è anche una visione più generale del problema, possiamo dire ideologico, del rispettivo campo di azione tra la tecnologia o l'ipertecnologia e il campo dei valori e dei diritti umani. Vice Avvocato Generale, noi oggi siamo qui con una serie illustre di premiati, ma come tutti gli anni, del resto sempre personalità di altro profilo, a significare proprio un contest come quello dell'Avvocatura Generale dello Stato. L'associazione L'Alba del Terzo Millennio ha proprio in sé insita i valori portanti, che sono anche i valori identitari del genere umano. Quanto è importante che manifestazioni come questa continuino il loro lavoro sul campo? È molto importante, direi qua ancora più importante in un momento come questo dove si ridiscutono e forse possiamo dire devono essere meglio sagomati questi diritti anche alla luce dei cambiamenti politici, dell'evoluzione del concetto di religione, di fede e soprattutto della relatività dei concetti a quali eravamo abituati e le categorie nelle quali era facile riconoscere e inserire i nostri ideali e le nostre ideologie. E quindi ancora più importante spostare l'attenzione su una più vasta visuale che ci consenta nell'insieme poi di risalire al particolare. Quindi l'uomo al centro dell'universo che Dio ha messo a disposizione per lui, l'uomo che però deve stare attento a curarlo questo universo, un universo che sembra patire, soffrire. Una volta è la mancanza di risorsa idrica, una volta sono le popolazioni malnutrite. Ecco, una raccomandazione proprio per il genere umano per assicurare questo pianeta Terra così bello. Infatti, se voi ricordate anche i risultati dell'importante riunione che c'è stata a Parigi a giugno, la COP 2000, che era proprio quella di trovare una soluzione di equilibrio tra la necessità di salvaguardare il pianeta, l'ambiente, il mantenimento delle risorse idriche, alimentari e l'importanza di dare spazio poi al benessere e alle necessità nuove che sicuramente aprono altri spazi e altre prospettive.